bentornati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi la mostra Tra i maestri del vero, Luigi Cima, un progetto espositivo con l'organizzazione dell'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna in collaborazione con l'associazione Art Dolomites. La mostra dal 12 marzo al 5 giugno si svolge in tre sedi: a Mel presso il Palazzo delle Contesse con l'esposizione pittorica, a Trichiana in sala Tina Merlin la mostra fotografica di Walter Argenta e Dario Tonet sui paesaggi dipinti dal Cima visti 100 anni dopo, e poi a Lentiai nel nuovo oratorio con l'esposizione dell'archivio storico personale del pittore e con la sezione di arte sacra. Nel 1959 nei negozi arrivò la bambola Barbie. Il primo giocattolo glamour della storia, un ricercatissimo oggetto da collezione, un modello estetico per generazioni di ragazzine. Nel primo anno di vita ne vennero venduti 350.000 esemplari. I modelli più antichi e quelli rari sono oggi ricercati da frotte di collezionisti disposti a pagarli a peso d'oro, al punto che qualcuno arriva a sborsare $27.000 per aggiudicarsi all'asta proprio la versione del 1959. Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? Vincent van Gogh. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere una particolarità tutta veneta. Sicuramente il Veneto è conosciuto nel mondo per i record e i primati. L'aeroporto di Asiago è l'aeroporto civile più alto d'Italia, l'unico sopra i 1000 metri di quota, 1041 per l'esattezza. La struttura, intitolata alla memoria del roanese Romeo Sartori, pilota medaglia di bronzo al valor militare durante la Prima Guerra Mondiale e successivamente istruttore nella Regia Aeronautica, è dotata di due piste. È situato circa un chilometro a nord dal centro della città di Asiago. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.